Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Scusate per la mia assenza, però ho avuto l'influenza in questi giorni, quindi non sono stata molto attiva. E quindi eccomi qui con un nuovo video. Allora, in questo video vi voglio parlare delle 10 cose che non si dovrebbero mai dire a chi soffre di mutismo selettivo. Se non lo sapete, mutismo selettivo è un disturbo di origine ansiosa che impedisce a chi ne ha affetto di parlare in determinati contesti sociali, come a scuola, all'asilo o al lavoro. Comunque, se volete saperne di più, vi invito a andare a vedere nei miei video precedenti in cui ne parlo in maniera più accurata, perché altrimenti poi in questo video si perde quel filo del discorso, quando invece un altro, perché? Perché purtroppo nel mondo c'è tanta ignoranza, quindi certe persone che hanno a che fare con bambini, ragazzi, muto selettivi, se ne escono con certe parole, con certe domande che secondo me non dovrebbero fare per niente. Primo perché secondo me non è bello fare delle domande, cioè come, non lo so, andare da una persona che sta sulla sedia a rotelle e dire: perché tu non cammini? Non sta bene, no? Stessa cosa per il mutismo selettivo. E secondo perché, proprio perché si tratta di avere a che fare con un muto selettivo, quello non ti risponderà mai e si rinchiuderà proprio nel suo guscio, ancora di più. Quindi adesso andiamo a vedere le 10 cose che non si dovrebbero mai dire. Ti hanno dato di invalidità, ma per caso prendi anche la pensione? No, ragazzi, c'è da dire che il mutismo selettivo non è una malattia, quindi non si dà l'invalidità per il mutismo selettivo, assolutamente. Quindi, se non si dà l'invalidità, non si prende neanche la pensione per quello, perché sarebbe come dare l'invalidità a una persona che ha paura dei cani, o un'altra persona perché ha paura degli insetti. Quindi l'invalidità assolutamente no, perché il mutismo selettivo, detto proprio in parole terra terra, sarebbe la paura di parlare con la gente, quindi una paura come sono tante altre, con l'unica differenza che il mutismo selettivo è evidente, mentre invece chi ha altre paure la cosa non è evidente, perché tutti i giorni noi ci troviamo a dover parlare con le persone. Mentre invece magari chi ha paura dei cani, non è che i cani li incontri tutti i giorni, basta evitare quei posti dove le persone portano a spasso i loro cani, quindi la cosa è meno evidente. Ma perché non parli? Non ti mordo mica. Questa è una delle classiche frasi che si sentono ogni giorno. Non ti mordo, non ti faccio niente, dai su, parla, che ci vuole, è facile. Però senza sapere che se un bambino o un ragazzo, comunque chi è affetto da questo disturbo, gli viene detta una frase del genere, si ottiene l'effetto contrario, si richiude sempre di più in un guscio e poi diventa difficile tirarlo fuori dal guscio che questa persona si è creata. Ma sei nata così o ci sei diventata? E no, ragazzi, no, 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 non ci siamo proprio. Nessuno nasce muto selettivo, perché un conto è nascere con un problema alle corde vocali, che non puoi parlare perché sei muto. Un conto è non riuscire a parlare perché è talmente forte l'ansia che le parole restano bloccate in gola, non ti escono. Sono due cose completamente diverse e nessuno nasce così. Sai, volevo invitarti alla mia festa di compleanno. Ma vedi, tu, il fatto che tu non parli, quindi non volevo far brutta figura con gli altri invitati. E no, qui non ci siamo proprio. Perché, carina, se tu non inviti la tua amichetta al compleanno perché non parla, la brutta figura ce la fai tu, non certo la tua amichetta, perché la tua amichetta prima o poi parlerà. Ma sei tu che ti dimostri essere chiusa di mente, quindi la brutta figura ce la fai soltanto tu. Ma a casa parli? Quando
Questa è una domanda che si sente dire spesso chi soffre di mutismo selettivo. Dice, ma a scuola non parli, quindi a casa parli, non parli, non si sa. Adesso la risposta la do io per tutte le persone che non sanno ancora bene cosa sia questo disturbo. Il mutismo selettivo lo dice la parola stessa, selezione, cioè la persona. Chi è affetto da questo disturbo seleziona le persone e i luoghi, quindi a casa, che è un luogo tra virgolette sicuro, si parla, cioè la maggior parte dei ragazzi parlano, tutti parlano a casa. Poi è chiaro che se arriva un ospite, lì si bloccano, anche se è casa loro, però di solito parlano a casa, quindi è una domanda da evitare, ecco. Ma hai dei problemi? Questa è una cosa che si dovrebbe evitare. Evitare perché? Perché chi soffre di mutismo selettivo vorrebbe una cosa che vogliono tutti quanti, quello di sentirsi essere uguale agli altri. Quindi non è bello dire a una persona ma hai dei problemi, anche se questa persona sia una persona magari che ha dei seri problemi mentali, fisici, cioè la persona più diversamente abile di questo mondo, perché non è bello discriminare le persone. Quindi una frase che va evitata, perché secondo me i problemi ce li abbiamo tutti quanti, cioè non è che chi non parla ha dei problemi, chi invece parla non ha dei problemi, perché i problemi ce li abbiamo tutti. Ci sta, mettiamo una persona che parla, che però mettiamo non riesce a salire su un aereo. Una persona che mettiamo parla e tutto, però ha una fobia strana per gli insetti, addirittura si mette a urlare. Quindi alla fine, ragazzi, i problemi ce li abbiamo tutti e non è bello dire a un muto selettivo tu hai dei problemi, perché arrivato a questo punto i problemi ce li ha più chi fa quella domanda, non chi la riceve. Ma segui qualche terapia? Questa è una di quelle classiche domande, veramente, che penso che a chiunque viene rivolta. Tipo, tu non parli, quindi vai a fare terapia per aiutarti a parlare. Secondo me questa domanda andrebbe evitata. Perché? Perché il ragazzo, se si sente dire una cosa del genere, la sua autostima finisce sotto i piedi, perché dice: ah, io vado a fare qualche terapia. Ma che sono io, malato? C'ho qualche malattia? Io mi voglio sentire normale. Non voglio sentirmi malato o handicappato o altro. Anche perché, giustamente, di solito, anzi, spesse volte chi rivolge una domanda ha più bisogno lui di fare terapia che non la persona stessa. Non sai quanto mi dispiace. Sei così una bella ragazza, peccato che sei muta. Eh no, 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 fermi, calmiamoci. Essere muti è una cosa, ci si nasce. Il mutismo selettivo non è essere muti, è un disturbo d'ansia, cioè la persona può parlare ma non ci riesce perché ha paura. Quindi non ha niente a che vedere con l'essere muti. Ma dalla tua malattia si può guarire? Questa è una di quelle cose, secondo me, più gravi che veramente ci fa rendere conto di quanta ignoranza c'è in giro. Malattia. Malattia, ma vi rendete conto? Il mutismo selettivo non è una malattia. Non è come essere nati con un disturbo, che ne so, tipo che sei cieco, sordo, altre cose. È una condizione momentanea. È ovvio che si può guarire, ma non è una malattia. Sai, pensavo che posso prendermela con te quando voglio. Tanto non parli, non puoi difenderti. Adesso ti posso dire che sei ebete. Ora ti do una bella spinta, tanto non lo direi mai alla maestra. E qui, un grosso errore. Anzi, secondo me l'errore e diciamo, ne sono due. Primo errore, che è quello più importante, che se un bambino si rivolge così all'amichetto perché
non parla, la colpa non è del bambino, ma dei genitori che non sanno insegnare l'educazione. Insegnano ai figli soltanto a fare i bulli. E questo è. Seconda cosa, il bambino, anche se non parla, ha le mani per poter scrivere. Quindi potrebbe anche dirlo alla maestra, scrivendo. E poi, qui aggiungerei anche un terzo errore, non è detto che la maestra prima o poi non se ne accorgerà da sola, quindi meglio evitare. Ebbene ragazzi, queste erano le 10 cose che non si devono dire assolutamente a chi soffre di mutismo selettivo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quante cose vi sono state dette tra quelle che ho elencato, se avete sofferto appunto di mutismo selettivo. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. A presto!